Il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si è da poco fidanzato ufficialmente. Sul settimanale Nuovo in Famiglia però si legge che la conduttrice presto potrebbe diventare nonna. L'idea c'è e anche la volontà, Maria De Filippi vuole diventare nonna. È questo il desiderio che la conduttrice cova da parecchi anni. La sua speranza è quella di vedere presto suo figlio Gabriele darle la lieta notizia. Maria De Filippi presto nonna, appunto, un sogno che Maria De Filippi non ha alcuna difficoltà ad ammettere. La conduttrice, infatti, ha rivelato di voler diventare quanto prima nonna. Sul noto settimanale, infatti, si legge che il suo è un desiderio molto forte che pare possa avverarsi da un momento all'altro. Gabriele, il figlio adottato dalla nota coppia, infatti, si è fidanzato da qualche tempo con una ragazza nota più al mondo dei social che a quello della televisione, Giorgia Milanini. Punto non si sa molto di lei, a parte il fatto che è di Roma e ha più di 21.000 followers su Instagram. È proprio sui social che i due hanno infatti annunciato l'inizio della loro relazione ufficialmente. Nipotini per Maria, vorrei due gemelline. Nel magazine si legge ciò che Maria ha rivelato durante una delle ultime puntate di Vieni da me con Caterina Balivo, quando due gemelline la intervistarono. Alle due piccoline, la presentatrice di Uomini e Donne confessò che le sarebbe piaciuto, in modo particolare, diventare nonna di due gemelli. A Maria piacciono molto i bambini, il fatto che abbia finanziato programmi con protagonisti piccoli patatosi bambini la dice lunga. Queste le parole che Maria usò durante l'intervista, se un giorno mi piacerebbe essere nonna? Sì, mi piacerebbe molto. Pensate che bello essere nonna di due gemelline. Dei figlio Gabriele, infatti, ha un pensiero molto positivo, lo vede sufficientemente maturo per affrontare l'esperienza genitoriale. Pensò che sarà un bravo padre, è fedele. Una caratteristica di certo non molto comune, purtroppo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.